ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家。こんにちは、cari Giappo lovers e benvenuti qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo gamer e benvenuti qui quest'oggi in questo nuovo episodio di Atelier Ryza: Evil Darkness and Secret Hideout, per continuare questo gioco di ruolo, ragazzi, veramente stratosferico. E allora siamo giunti esattamente all'episodio numero 50 di questa serie. E allora andiamo su vedere cosa succede a Ryza e al suo gruppo di eroi in questo nuovo appuntamento quest'oggi di Atelier Ryza: Evil Darkness and the Secret Hideout. Ok, cari Giappo lovers, rieccoci qui nel magico mondo di Atelier Ryza. Allora, vediamo un po' il da fare. Qua siamo in compagnia di Claudia. Vediamo un po' mappa. Allora, vediamo un po' di andare qua. Yosh, andiamo qua, va. Dai, Ryza, vediamo un po' il da fare. Allora, perché... appunto, sì, dice, molto carino, dice appunto, work, tocca andare alla parte sinistra dell'isola, in Masegona, mainland port. No, è tu mainland port. Mainland port. No, allora mi sono un attimo sbagliato. Mainland port. Oh, eccoci qua, infatti, buoni tutti. Watashi to Rira wa mawari o mite kuru. Omae tachi wa koko ni konseki ga nai ka sagashite kure. Dice, qua devo cercare nell'aria. Devo cercare in quest'area qui precisa. Magari devo fare delle nuove scoperte. E corrono. Dice, Ryza, ti posso parlare un attimino? Boss no koto desho. Dice, Ryza è un po' triste. Hanasanakya dame kana. Dice, mi vuoi parlare riguardo boss? E mi chiedo cosa mi dovevi dire, Lente Tao? Dice, sì, sicuro. Dice, io mi chiedo la parte di Claudia al nostro nuovo gruppo. Insomma, penso che lei potrebbe sapere delle cose. Dice, ma la cosa che vorrei, ci tengo di più a sapere, non è così super interessante, è una storia così super interessante. Dice, ok, ok. Ah, ecco, ecco. Dice, quando eravamo piccoli, boss era un nostro amico, poi insomma le nostre famiglie hanno un po' litigato. Ma è successo 10 anni fa, insomma, esplorando un'area nella parte sud, trovammo una sorta di acqua particolare. Oh, trofeo guadagnato, yatta, stupid argument, un argomento stupido, yatta, bene così, che qua in Ryza, insomma, i trofei sono parecchi, però ecco, non è che escono fuori chissà quanto, comunque, insomma, ecco, bene, quindi la stavano aiutando, ecco, perché boss è scappato mentre lei stava in mezzo alle acque, ecco. Dice, ecco, solo Lente, insomma, mi ha cercato di aiutare. Dice, voi tre? Ecco perché. Che dice, in all that chaos, boss è disappeared, cioè in tutto quel casino, diciamo, boss è scomparso, ci ha prente abbandonato. Bastardone. Non si abbandonano così le persone. In difficoltà, brutto bastardo. E dice, che appunto noi, Lente dice, qua appunto lei sta in balia delle onde, insomma. Per fortuna è andato tutto quanto bene, ma...
俺たち全員まとめて引っ張り上げてくれたんだ。でも。Dice, boss, dunque è riapparso con Agatha. E sto cercando di. Così, insomma, di tirarla fuori dalle acque. Mina soko ni shikizuri komareru sabishisa to kowasa de obie kichimattete. Tsui, sakendetan da. Che comunque, insomma, anche se noi avevamo paura. E appunto, non ci hanno comunque aiutato. Nande hitori dake nigetan da tte sa. Boss no tadashisa wa. Dice, ma Tao si chiede, ma perché ci ha abbandonato Boss? Insomma, probabilmente aveva le sue giuste ragioni, però. Dice, appunto, però, appunto, lui comunque se n'è andato. Mica poi come sia diventato un adulto. Però Raiz dice no, però io mi ricordo molto chiaramente che lui disse io sono un Brunnen, non corro mai via, non in queste occasioni. Bah. Qui insomma avete, siete combattuti a quel tempo? Dice, ma non esattamente, insomma, dopo quel giorno le parti sono ovviamente separate. Ah, pure, ecco, sono stati anche degli insulti, delle cose non tanto carine. Sì, e poi quando gli dicono in giapponese, mamma mia ragazzi, una volta è capitata una situazione a Tokyo. Veramente due persone che si scontravano con le biciclette si sono volati insulti, sputi, non vi dico, è una cosa incredibile. Comunque Raiz dice, vabbè, pensa a Boss, comunque... Un po' da quel tempo. Dice, cosa provi per lui? Dice, ma... Pensa comunque sia una persona forte, però comunque è nobile, una cosa del genere. Insomma, comunque adesso ovviamente lui ci ha in qualche modo sorpassato, insomma. Ah, rieccoli, va, riecco Hempel, va. E Lila, mamma mia, ghiandole mammare che c'hai Lila. Poi come fa a portarsela appresso? Peseranno tipo 10 kg l'uno. Comunque ho trovato qualche cosa di fresco. Quella direzione là. Ah, verso le cave. Ok, adesso tocca andare là. Ok, The Panicking Boy Update 9, bene. No dai, no qua non si può fare. Allora andiamo qua, dove stanno le mine, diciamo, dove stanno le cave, le caverne, cave, caverne, insomma, mettete come pare a voi. Dice, allora è questa la fine che potremmo fare? Dice, no, tranquillo, dai, ci torneremo indietro presto, non temere. Oh, grande Tao! Dice, dai, potrebbe essere una grande avventura. Minna, adesso. Minna, vai, io sono molto contenta. We are not, no, non lo sei. Dice, no, non rilassavi troppo. Ricordati che qua ci sono i mostri. Dice, non sei da soli. Dice, qualcosa sta arrivando. Oddio. Dice, Lambar, ma che hai fatto? Da dove scappi? Dice, ma sei da solo con Boss? Sì. Dice, aiutate, Boss, lui. Che è successo? Dice, ci sono dei mostri nelle rovine.
Poi ci siamo già attaccati, poi ci siamo separati. Dice rovine? Che tipo di rovine? Dice che tipo di mostri sono? Dice non l'ho mai visti prima. Un qualcosa di bestiale o un insetto o un qualcosa di veramente rosso. Creepy red, cioè veramente di rosso, di pauroso. Ma ah, potrebbe essere filuscia? Dannazione. Dice dai Lente, non fare così. We need to stay calm. Dobbiamo stare calmi. Sì, dannazione. Dice ok, tu puoi tornare al villaggio. Parla con Agata, di che sta arrivando dei mostri che fanno insomma comunque paura, cioè, no, che fanno paura, che può essere molto pericolosi. Dice Ike, vai. Dice ma che tipo di rovine saranno? Dice ma sicuro insomma qualcosa di che non abbiamo mai visto. Vai, dobbiamo andare. Sbrighiamoci. Allora, ci sono i cristalli. No. Vabbè, raccogliamo un po' di funghi, va. Come si può raccogliere? Raccogliamo. Allora, vediamo un po'. Vai, swing è qua. No, non ci provare. Ok, qua siete in tre. Qua ci sono le rovine, vediamo un po'. Mi puzza molto in boss fight, Dice, ma che tipo di area è questa qui? Dice, ma non posso immaginare quello che ci può essere. Dice, ma non c'è ragione, insomma, dobbiamo cercare comunque di combattere questi filuscia. Dice, ma mi chiedo cosa ci può essere qui. Dice, guarda là. Dice, quest'area veramente è molto, bisogna fare molta attenzione, anzi extra careful, cioè proprio un'attenzione extra. Claudia, guardaci le spalle, ok? Ecco, approccio di spalle, cazzo, la prova da dietro è venuto. Tacci vostri. Allora, visto che vogliamo combattere. E che caspita. Vai. Pegati questo qua, così. Vai lento, così, fatto fuori. E cavolo. Allora, vediamo un po' quelle cose esplosive. Vai con la bomba. Ok, bene così. Yatta, fatti fuori. Dai, un po' di punti esperienza li facciamo. Sono 28 punti esperienza. Un po' di oggettini vari, ok. Ok, vediamo un po'. Raccogliamo qua. E tocca andare dove sono questi cristalli. Verso un luogo nuovo. Eh sì, River Cave. Cavolo. Porca la miseria, quanto sono grosse queste cave. Poi tocca camminare per chilometri qua, cazzarola. Vabbè, si può pure pescare, eh. Poi c'è quella là. Ah, c'è anche un cristallo, però lo difende. Vediamo un po'. Combattiamola, vediamo un po' di che livello è.
Vai, becchi questo qua. 512. Vai, becchi questo qua così. Vai con la bomba. Vai lente, vai lente, colpisci duro. Vai così. 254. Vai con i punti critici. Vai Claudia, anche tu. Occhio. Eeeh, che caspita ha fatto. Ma che sta a 111, 86. Vai così, vai così, vai così, yatta. Bene così, grande Claudia. Grandissima, 109 punti esperienza. Ok, vediamo un po'. Vai di martellone, spacca qua. Ok, nuova scoperta, pentanite. Ok. Non so quasi possiamo cercare. Cavolo. Qua si può prendere? Ok, bene. Poi vediamo un po', vediamo un po'. Là ci sono queste tre fatine. Corriamo prima che ci attaccano, infatti lo sapevo io. Porca la miseria, ma che è una sorta di città sotterranea, porca la miseria. Vediamo un po' di qua che c'è, va. Ok, un'altra nuova scoperta, bene. Vai, vai, buona così. Vai, tipo sto corallo, vediamo un po' che te... Oh, appunto, corallo, grandissima. Vai, un altro po' di corallo, bene. Ancora, vai così. E ok, bene bene, vediamo un po' il da fare. Qua non ci sono mossi stranamente. Vai, prendi pure sto fiore gigante. Ok. E proseguiamo per di qua. Mamma mia ragazzi, mamma mia che avventura. Chissà cosa ci sarà dall'altra parte. Forgotten Altar, l'altare dimenticato. Che caspita. Presi, ok. Raccogli qua. Ah, ci sta quella lì. Vediamo un po'. Ok, qua c'è un altare. Là c'è quella fatina lì. Un ponte antico. Mamma mia, sembra la scavata dai nani, oh. Ma dove siamo qua? Nel Signore Anelli? Oh cazzo, ma che sono queste belve qua? Affrontiamoli, va, vediamo un po' che cazzo di bestie sono. Vai così, 367. Occhio che attaccano ste belve bastarde. Vai, beccati questo qua così. Vai, prendi questo qua così. Vai con la bomba. Vai bombetta. Vai lent, vai lent. Ok, va che è volato, bene. Vai così Ministar, vai così, attacca così. Vai così in coppia, vai, 180 è calata sta bestia.
176. E becca di questo qua. Vai così lenta. 51. Lui non può fare niente. Vai così. Yatta. Fatti fuori pure loro. Bene così. Bene così, bene così. 154 punti esperienza. Ok, anche la guida di mossa si è aggiornata. Bene. E proseguiamo per di qua. Ed eccoci fuori dalle cave, cavolo. Non hanno idea dove stanno. Io siamo nelle rovine di Clint King, cioè del regno Clint, eh? Suge. Dice Holy Cow, dice oh, Santa Mucca, ma dove stiamo qua? Porca miseria, c'è una chiesa antica. Che figata. Dice, ma questa è una parte nascosta dell'isola, diciamo, chiusa, insomma. Ma che tipo di scoperta di rovine sono queste? Dice, sicuramente non ci può arrivare nessuno qua in questa parte. Dice, ma forse, insomma, era l'unica strada. Sono un po' comunque mortificato del fatto di averlo trovato solo ora. Di averlo trovato? Dice, ma sì, noi lo stavamo giusto cercando. Sospetto che prende da qua provenia quel ragazzo che stava scappando dai Filuscia. Tu pensi ci sia un gate, un portale per queste rovine? Dice dannazione. Dannazione boss, sì, insomma. Come possiamo fare, insomma, per averlo trovato qui? Dice, i Filuscia potrebbero essere un po' ovunque, bisogna fare comunque attenzione, muoverci con cautela. Dice, ah, sento odore di oceano. Vabbè. Vediamo un po' che caspita troviamo qua. Ma questo che caspita è? Un puni, ma che caspita, mi sembrano. Ah no, lei non può fare niente, ma una bombetta, va, bombetta. 398. Vai così. Ikimasu, andiamo. Vai così. E dai, cavolo. Vai così, Raiza. Vai così. Vai, vai lente. Colpisci duro così. Vai con la bombetta. 195. Vai lente, vai lente. Colpisci. Vai così, fallo svolazzare, fallo volare. Ancora 147. Che caspia so questi, oh. Vai, becca di questo qui, così. Fatto fuori. Occhio a quell'altro. Vediamo un po'. Produciamo le bombe. Vai così, e becca di questo qui. Ok, vai col Shining Trail. Vai così, 139 è calato. Vai Claudia, vai pure tu. Vai col tuo flauto magico. Vai, incazza di lento. Vai così. Vai così, mamma mia che pezza.
Bene così, bene così. Altra vittoria, altra vittoria. 175 più 5 di bonus punti esperienza, bene. E anche 52 soldoni, il che non guastano mai. E vediamo un po', vediamo un po'. Ah, ok, qua possiamo, cioè, un punto di salvataggio. Bene così, riposiamoci un attimino. E ok, allora vediamo un po', proseguiamo. Ok, siamo a The Panicking Boing, Panicking Boy, parte 10. Chi per esplorare The Mine? Dobbiamo esplorare la, queste cave. Ah, là c'è qualcuno. Vediamo. Tocca andare per di là. Vai, spacca qua, ok. Andiamo direttamente di qua. Terza sorta di cattedrale. Mamma mia che roba, ragazzi. Ok, sui giardini della cattedrale. C'è anche una caspa. Che caspia è sta campana? Porca la miseriaccia, boia, è qua proprio, mi sa proprio di boss fight. Bella pesante, eh. Vai. No, dai, ma che caspita è? Silent Bell. Ah, qua si deve saltare. Vediamo un po', allora passiamo per di qua, va. Evitandoli un po' tutti sti mostri. Anche se fanno comunque punti esperienza, C'è da dire sta cosa. No, non vengo da te, non ti preoccupare. Allora, poi, che c'è? Oh, guarda che caspita. Ah, c'è un attrezzo nuovo? This is the Tree of Creation. L'albero della creazione? Oh, cavolo. Sì, c'è un antico artefatto. Oh, cavolo. Dice, sì, comunque ci può aiutare nella sintetizzazione. Dove si possono mettere un contenitore di materiali. Si può creare qualcosa di veramente spettacolare. Cavolo. Una cosa totalmente, esplorare questa zona totalmente nuova. Mamma mia. Dico che questo avrebbe senso. Si possono creare entire world. Già, si può diventare praticamente un creatore dell'intero mondo. Vai. Cioè, qua Emper vuole diventare super potente. Ah, eccolo in mezzo. Però come caspita si dice, ah, quindi è qualcosa di potente. Come caspita si arriva lì, cavolo. Qualcosa che ha a che fare con un mondo perduto. Ma è stato preso? Ma ok, allora là c'è quello lì. Vediamo un po', analizziamo la situation. Qua c'è cavallo, visto che ci siamo. Ok. Certo, là stai là di guardia, bastardo maledetto. Mamma mia, ok. Allora, sono i gagnacci bastardi. Mamma mia, ok. Sì, e quanti siete qua? Che caspita. E quanti caspita siete qua? Porca la miseria, c'è boia. Tocca combatterli a questi, per forza.
762? Mortacci vostri. Sì. Vai. Porca la miseria. Violent, colpisci duro. Tacci vostri. Vediamo un po' che può fare Lent. Vai così col Warcry. Vai col Warcry. Vai con la bomba. Vai Raiza. Porca la miseria. Meno 63. Vai con la bomba. 348 è calato. 337. 334. Vai ancora di bombetta. Vai così. Vai così. Occhio. Vai così, grandissimo. 164. Vai Claudia pure tu. Occhio, occhio. E porca miseriaccia boia. Vai col tuo sacro codice. Vai Claudia. No, cazzarola. E becca di questo qui così. Sessantacinque. E queste vanno create. Vai con l'extra drive. Ok, un andato. Mo' rimasto questo, il secondo. E becca di questo qui. Così. Così. Mamma mia, tattiche 30 nel frammente. Vai, becca di questo qui, così. Vai, ancora con l'exit drive. Vai, così. 112. 75, 70. Vai tu Raiza, vai tu Raiza. No 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 no. No cazzarola, abbiamo perso Lent. E becca di questo qua che c'è solamente 21 mortacci tua. Sei pure lento. E becca di questo. Yatta, yatta. Vai così, vai così. 319 punti esperienza. Che caspita. Ok, mamma mia, abbiamo fatto arrivare a questa cattedrale. Mamma mia. E che caspita è? Ma dove caspita stiamo qua? Ma che caspita? Vediamo un po'. Ma che mostri ci stanno qua? Quello è uno scorpione. Sì, vabbè, ciao amico. Ok, mamma mia. Ma che caspita di portale è? Quello, quello di Filuscia, cavolo. Dici, questo è il portale per l'altro mondo? No. 封印としてはたらかはずの聖堂が崩落しちまってる。じゃあ、いつ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 、い
dimentichi che... ...見つからなかったってことは...
まさかボスはこの先に。Dice, Dao dice, no, ma non vedo boss da nessuna parte, ma penso che è andato da questa parte. Dice, ma sono sicuro che potrebbe essere, ho visto dei segni in questa area. Dice, ma pensavi veramente... Dice, ma voi pensate veramente che abbia oltrepassato questo gate, questo portale? E potrebbe essere andato là a quest'altro mondo? Dice, ma probabilmente... Cioè, comunque, anche se non vedo... Bloodstains, insomma, cose... Insomma, non vedo dei segni. Dice, ma pensate voi spende molto tempo in queste cose? Ok, dice, dobbiamo andare, giusto? Dice, ma potrebbe essere terrificante. Dice, it's far too late, potremmo fare molto tardi, però dimmi che torneremo indietro. Dice, ehi tu, probabilmente non fare che sei più coraggiosa di Tao, ora? Dice, mi raccomando, dovrebbe essere molto pericoloso, pericoloso a livelli veramente indescrivibili. Dice, mi raccomando, tenete la guardia, non tenete la guardia abbassata, focalizzatevi su quello che ha detto Ampel. Dice, ok, sì, ve lo promettiamo. Dice, dai, coraggio boss, questa volta gli veniamo a salvare noi. E tu ce l'hai detto tanti mesi fa. Dice, dai, insomma, ora siamo qui, non dobbiamo arrenderci, dai, coraggio. Non tiriamoci indietro. Dice, non ho ripensamenti, adesso non posso avere ripensamenti ora. Non è il tempo giusto. Porca la miseria, è andata. Aspettate. Dice, ci hanno lasciati da soli, eh. E allora, cari Japolovers, eccoci qui nella schermata principale, questo Atelier Ryza, Evil Darkness and the Secret Hideout. E allora, anche questo episodio numero 50 di questa serie incredibile che porto grazie alla mitica Koch Media Games termina qui, sperando che questo episodio vi sia piaciuto. Invito a lasciarmi più like possibili, ovviamente commentate, condividete con i vostri amici in lungo e largo, seguitemi nei vari social, vi ripeto come sempre, essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. In più vi invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella per rimanere aggiornati ai miei vari video ed episodi sul gaming giapponese a 360 gradi, alle volte anche non. E infine vi ricordo il mio blog personale su WordPress, dove di tanto in tanto mi diletto a scrivere news, quelle più importanti, quelle diciamo più interessanti, e recensioni su videogiochi che riesco a portare a termine sul canale. Vi aspetto su WordPress al link giappogamer.home.blog. E allora, cari Giappolovers, cari fan, cari iscritti, cari voi tutti, io vi ringrazio uno a uno per essere passati di qui e aver visto questo episodio. Vi ringrazio veramente tanto. Vi abbraccio forte dal vostro Giappogamer. Per il momento è tutto. Matane e ai prossimi episodi.